di Boiano si è celebrato il primo anno di attività del giornale parrocchiale Il Grillo. Al momento di festa hanno partecipato Monsignor Bregantini, Don Antonio Di Lalla e il direttore Don Adriano Cifelli, insieme a tutta la redazione giornalistica. I nostri migliori auguri di buon lavoro nell'offrire al territorio le loro competenze e il loro prezioso contributo. Insieme a Massimo e a tutta la comunità di Monteverde abbiamo oggi raccontato e vissuto un po' il primo compleanno del Grillo, un'esperienza nata così dall'idea di alcuni giovani insieme a me di mettere su un giornalino che raccontasse non solo la vita della parrocchia ma avesse uno sguardo intorno alla realtà. Il tema che abbiamo voluto trattare oggi insieme a Don Antonio Di Lalla, che è il direttore della Fonte, e al Vescovo, che gentilmente è venuto, è stato quello dei migranti come cittadini del mondo. E il tema che volevamo lanciare era proprio quello del messaggio dell'accoglienza. Questa comunità vive ed è vera, e il giornalino ne è un segno, se sa accogliere le idee, le storie e le vite degli altri. Domenica 20 maggio a Ferrazzano, con una celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Bregantini, si è svolta la chiusura della missione parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo, di cui si è fatto promotore Don Giovanni Cerio e il Consiglio Parrocchiale del Paese. Hanno collaborato alla missione anche i padri oblati di Maria Immacolata di Ripalimosani, l'associazione Spirito e Vita di Campobasso. Molti i partecipanti. Il nemico della violenza si è svegliato con più ferocia. La tragedia avvenuta a Brindisi ci lascia tutti sconcertati, perché è un atto sterminatore che riflette la mentalità mafiosa e terroristica, che non tiene conto del valore inviolabile della vita. Monsignor Giancarlo Bregantini ha così espresso il suo rammarico per questo brutale atto di violenza. La città di Campobasso si è stretta intorno a lui ed ha organizzato una fiaccolata domenica 20 maggio. Un bel momento, tutti mano nella mano. Perché di attentati l'Italia ne ha avuti tanti nella sua storia, ma così mirato nei confronti dei ragazzi, nei confronti delle realtà scolastiche, non è mai stato fatto. Perciò è gravissimo. Noi siamo qui per dire tre cose: un no secco alla violenza, un sì alla responsabilità sociale, perché i ragazzi abbiano un futuro, abbiano coraggio attraverso il coraggio e la presenza di chi li accompagna, e di fondo che il mondo sociopolitico a tutti i livelli abbia a cuore il cammino dei ragazzi e dei giovani, con iniziative specifiche di sostegno, di aiuto, di accompagnamento soprattutto. Questo è ciò che noi vogliamo dire, affidando veramente alla coscienza di ogni cuore questo messaggio che gli eventi ci tramandano e ci consegnano. A voi che insegnate, a voi che dirigete le scuole, a voi che amministrate, a noi come realtà ecclesiale, un unico grande punto di riferimento: stiamo vicino ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. Grazie a tutti voi che siete presenti. Maggio alle ore 17 presso la Sala della Costituzione della provincia di Campobasso, l'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Molise e la provincia di Campobasso, promuoveranno la 46esima giornata delle comunicazioni sociali intorno al tema Silenzio e Parola, ben analizzato da Benedetto XVI nel messaggio sulla Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Interverrà lo scrittore e vaticanista Marco Politi. Diocesi News vi dà appuntamento alla prossima settimana.